Sicuramente questa è una risposta molto importante, possiamo dare alle mafie, anche alle mafie presenti nel nostro territorio, che ci sono delle comunità che vogliono reagire, che non si assoggettano a questi fenomeni e speriamo che quanto prima possiamo inaugurare tutte e due e restituirli alla comunità valdarnese e in particolare alla comunità di Terranova Bracciolini. Un bene che sarà così a disposizione dell'intera comunità. Hanno infatti preso avvio i lavori al capannone di via Poggi Lupi, confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato al comune di Terranuova Bracciolini. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 450.000 euro, interamente finanziati con risorse regionali, al fronte di un finanziamento totale di 710.000 euro, che include anche il recupero della villetta Le Ville, sottratta alla famiglia Priolo. È un capannone industriale degli anni 60 che versa in un importante stato di abbandono, ma che soprattutto rappresenta un simbolo per la nostra comunità, perché è stato sottratto alla criminalità organizzata e con questi lavori verrà restituito alla collettività. Io ci tengo a ringraziare in particolar modo la Regione Toscana per la sensibilità che ha avuto nel finanziare l'opera e soprattutto Libera Valdarno, che è sempre stata di stimolo e c'è stata accanto per ottenere questo finanziamento e per arrivare a questo recupero. I lavori si concluderanno in circa 6 mesi. Qui verrà realizzata la rimessa dei mezzi comunali e di protezione civile, nonché l'archivio del nostro comune. Sono due funzioni importanti e i lavori ci permetteranno anche di ridare un adeguato decoro all'area in cui insiste questo bene immobile.